Bentornati su Radio Yes, iniziamo la nostra puntata con un argomento che è di estrema attualità, sia per quanto riguarda la personalità di colui che stiamo per descrivere, sia per quanto riguarda una mostra a lui dedicata che si sta svolgendo a Palazzo Cipolla a Roma e sarà appunto in esposizione fino al 30 giugno. Quindi diamo il benvenuto a un curatore, insomma, di prestigio, benvenuto e buon pomeriggio a Francesco Bonami. Buon pomeriggio a voi. Allora, parliamo di Andy Warhol, questo personaggio istrionico che ha caratterizzato una figura predominante del movimento della pop art. Chi era Andy Warhol? Beh, Warhol è stato forse l'artista che ha di più immaginato la nostra realtà come la viviamo oggi, quasi mezzo secolo fa, 50 anni fa. Ed è stato uno dei il più grande artista del movimento della pop art iniziato negli anni 60, anche se non è stato il più famoso all'inizio, poi ha preso velocità e è diventato praticamente l'unico che ancora oggi sembra un artista vivo e fresco con l'arte che ha fatto appunto quasi 50 anni fa. Ecco, Warhol ha introdotto un nuovo concetto di arte, cioè sosteneva che l'artista non fosse più un demiurgo ma un comunicatore che dovesse riprodurre qualcosa che tutti potessero comprendere. Questo concetto parte dalla riproduzione della zuppa Campbell? Sì, esattamente. Beh, la storia di come è nato questo quadro è abbastanza interessante e divertente. Warhol era un illustratore di riviste di moda e anche un vetrinista. Oggi è considerato un termine spregiativo vetrinista, ma a quei tempi fare il vetrinista per i grandi magazzini di lusso sulla Quinta Strada negli anni 50 era un mestiere molto ben pagato e lucrativo, però lui voleva essere un artista contemporaneo e tentava di fare dei quadri che non gli venivano benissimo all'inizio. Ci sono anche in mostra, sono queste specie di cartoni, fumetti che lui riprendeva dai giornali. E un po' depresso chiede a un'amica con cui lui si confidava che cosa avrebbe dovuto fare per avere successo, oppure per fare qualcosa che fosse importante nell'arte. L'amica gli dice: dipingi quello che ti piace. E lui dice: ma a me piace tantissimo la zuppa Campbell e i soldi. E quindi l'amica gli dice: dipingi i soldi. E infatti c'è un quadro in mostra con il dollaro, con tanti dollari, e poi le famose zuppe Campbell, che Warhol vedeva come una persona, come Liz Taylor. La zuppa Campbell era così famosa come una grandissima attrice. Ecco, ha riprodotto un prodotto alimentare con il gioco di parole che è d'obbligo in questo caso, per esempio anche per quanto riguarda la Coca-Cola. Lui aveva un pensiero ben preciso riguardo a tutto ciò che fosse famoso, appunto senza distinzioni tra oggetti animati o inanimati, ecco, tra persone o cose, perché anche per esempio la Coca-Cola era qualcosa di troppo famoso, ma in realtà potevano utilizzarlo sia le persone molto, molto importanti, sia i fattorini, gli operai, sia chiunque potesse, ecco, berne, no? Lui diceva questo, che un re o appunto un fattorino, quando bevono la Coca-Cola sono assolutamente uguali. Il re non può sentire nessun gusto diverso dalla Coca-Cola da quanto la può sentire la persona nel livello più basso dell'economia o della società. E quindi per lui vedeva nella Coca-Cola questo simbolo dell'eguaglianza, ma non in senso politico, dell'eguaglianza della comunicazione. Certo, quindi un momento di poca ispirazione, di scarsa ispirazione, ha dato origine a un messaggio ben preciso che poi si riflette anche nella completa attualità, come diceva lei all'inizio. Assolutamente, è un messaggio fortissimo, è un messaggio che le cose che ci circondano sono importanti tutte, che tutti vogliamo essere conosciuti, e infatti famosa la sua frase: tutti avremo 15 minuti di fama a nostra disposizione. Aveva previsto bene, perché appunto oggi sappiamo tutti che con Facebook, con internet, possiamo tutti essere famosi, con Google possiamo tutti far finta di essere famosi per 5 minuti. E quindi Warhol era, diciamo, quasi un preveggente.
È vero, perché poi con la sua famosissima frase tutti saranno famosi per almeno 15 minuti nella propria vita, devo dire che ha davvero letto nel futuro, in Ha questo letto nel caso. suo futuro, ha letto nei desideri degli esseri umani e nella volontà di, perché essere famosi è un antidoto contro la paura della morte. E Warhol la morte l'ha vista negli occhi nel 1968, quando nel suo studio una fan delusa gli spara e lo uccide quasi. Warhol smette di dipingere, però l'aveva già rappresentata prima la morte con le sedie elettriche, gli incidenti di auto che ci sono in mostra con tante cose, con i teschi. Poi la morte lo coglierà di sorpresa nel 1987, un mese dopo aver mostrato a Milano proprio, dove la mostra peraltro è partita, le sue ultime cene prese da Leonardo, che lui vedeva anche l'ultima cena non tanto come un capolavoro dell'arte come anche la Mona Lisa, ma anche questo come un'opera d'arte diventata famosa, appunto come un'attrice. È vero che prese spunto dall'ultima cena riprodotta su un modellino in plastica? Assolutamente, Warhol si vantava, era un uomo che non voleva essere profondo, guardava le cose, appunto, tutti gli oggetti che lo circondavano, e quindi anche l'ultima cena per lui gli venne l'idea non dall'originale, ma appunto da una riproduzione. Ecco, vorrei approfondire questo aspetto, cioè come è cambiata la sua arte dopo appunto aver visto in faccia la morte, dopo l'attentato appunto da parte della femminista di cui ci accennava poc'anzi. Beh, lui nel 1968 appunto rischia di morire, viene addirittura considerato, dichiarato morto quando arriva nell'ospedale di New York e interrompe la produzione artistica, anche perché nel 68 Warhol aveva già iniziato a interessarsi di cinema e della rivista Interview, che poi sarà uno dei cavalli di battaglia. E quindi l'arte la mette un attimo da parte anche perché appunto aveva avuto questo grosso incidente. E poi nel 72 invece il grande gallerista italo-americano Leo Castelli e il collezionista Peter Brand, perché ricordiamo che tutte le opere in mostra a Roma appartengono a una sola persona, che è Peter Brand, che è stato anche grande amico di Andy Warhol. Peter Brand e Leo Castelli lo convincono a tornare a dipingere e lui dipingerà i ritratti del dittatore cinese Mao Zedong, anche qui, non guardandolo dal punto di vista politico, ma guardando come una faccia che era tanto famosa quanto la scatoletta di Zuppa Campbell. Esistono addirittura 72.000 pezzi di Mao Zedong, vero? No, non so se sono 72.000 pezzi. Warhol è stato molto prolifico, anche perché poi dai quadri sono usciti poi le stampe, i manifesti, tante cose, quindi sicuramente ci sono tanti, ora non credo che siano 72.000, come dici, però può darci che ci siano tante, perché poi le derivazioni della sua arte sono state tantissime, anche se lui poi non le seguiva tutte. Ecco, ha citato la Monna Lisa, una domanda che sorge spontanea guardando appunto l'opera in sé, ma come mai ha voluto riprodurla 30 volte all'interno dello stesso quadro? Ecco perché Warhol di nuovo pensava che l'unicità non fosse un pregio, ma anzi un difetto. Essere, appunto, lui vedeva nella serialità delle cose il loro successo. Appunto, tante Zuppe Campbell sono molto più forti di una sola, in fondo. Infatti, la sua prima mostra con le Zuppe Campbell ne aveva dipinte 32. E quindi anche la Mona Lisa lui pensa che 30 siano, vederne 30 siano meglio che vederne una sola, e in effetti il quadro ha un suo impatto, così tutte e 30 viste insieme. Aprendo una parentesi invece sulla personalità più intima che appunto caratterizzava il personaggio di Andy Warhol, lui difendeva il suo pensiero sulla funzione di riproduzione meccanica dell'arte, ma in realtà nelle sue opere troviamo molto di lui e del suo pensiero, anche politico a volte, non sempre come dicevamo, ma raramente riusciamo a trovare anche qualcosa che possa essere considerato personale di Andy Warhol. Ma se lui diceva che non c'era dietro di lui, quello che dietro la sua facciata non c'era nulla, quello che la gente vedeva nelle opere e in lui era quello
quello che era tutto lì, non c'era altro da dire né altro da scoprire. Warhol però analizzava dentro di sé la società in un modo molto profondo. Politicamente lui non si è mai dichiarato particolarmente politicizzato, era molto religioso, la gente non lo sa, ma Andy Warhol era molto religioso, andava a messa tutte le domeniche, veniva da una famiglia cattolica di origini slovacche. Nella mostra c'è un'opera sola che fa capire che Warhol aveva un interesse anche a certe forme di politica, è il manifesto di Richard Nixon, il presidente americano repubblicano, quindi conservatore, che Warhol fece per promuovere l'avversario di Nixon. Infatti sotto c'è scritto Vote McGovern, voto per McGovern, che era l'avversario di Nixon, e è l'unica opera, diciamo, che ha un carattere politico, che gli costerà peraltro molto, molto caro, perché poi McGovern non vincerà, vincerà Nixon, che non la prenderà molto bene questa idea di Warhol, e gli metterà le calcagna per il resto della sua vita, gli esattori delle tasse, per vedere se riusciva a fregarlo da un punto di vista fiscale. E infatti nei diari di Warhol si è sempre riportato quanto lui spende e chi ha le ricevute, perché era totalmente terrorizzato da questo fatto della finanza che lo potesse trovare in fallo. Ecco, un'altra delle grandi passioni di Warhol era la fotografia, in particolare quelle fatte con la Polaroid. C'è una sala della mostra a Palazzo Cipolla in cui possiamo vedere tantissimi scatti fatti proprio da lui e ci sono tante foto di se stesso, tanti autoscatti. Che rapporto aveva Andy Warhol con la propria immagine? Beh, di nuovo, vediamo come un signore con la Polaroid aveva già preannunciato la mania del selfie. Aveva un rapporto, gli piaceva molto farsi gli autoritratti in modi diversi. Lui aveva queste parrucche che cambiava ogni tanto. In mostra ci sono anche autoritratti dove lui è più travestito, con rossetto, con le parrucche da donna. Insomma, lui nasce complessato perché era brutto, era considerato brutto, era brutto, e quindi esorcizza questa bruttezza fotografandosi, guardandosi come un'altra persona. In molti ci sono tantissime Polaroid di tutti i tipi di persone, dagli amici a uomini politici, a sportivi, a attori, e tutti vengono visti in fondo con lo stesso occhio, anche lì, diciamo, in un modo, tra virgolette, democratico. Tornando invece ad alcune delle sue tecniche preferite, lui usava anche nell'ultima parte, credo, della propria carriera, mi corregga se sbaglio, una tecnica denominata peace painting o oxidations. Di che cosa si tratta? Vabbè, in mostra ci sono due oxidation, uno oxidation grande, era un tentativo di Andy Warhol di fare l'artista astratto, e negli anni 70 lo fa mettendo sul pavimento dello studio una tela e chiedendo ai suoi assistenti, forse anche lui, di farci pipì sopra, ossidando il tipo, il particolare colore che lui aveva messo dentro. È una provocazione, ma è anche, qui si entra un po' più nel dettaglio della storia dell'arte. La pop art è stato il movimento che ha messo in crisi gli espressionisti astratti, ovvero sia Jackson Pollock, Mark Rothko, questi che vedevano la pittura come un evento spirituale. Gli artisti pop sono sempre rimasti un pochino con il senso di colpa di aver disturbato appunto la spiritualità dell'arte. E allora Andy Warhol prova a fare anche lui dell'arte spirituale, però a modo suo, facendo pipì sul quadro. Va bene, allora grazie Francesco Bonomi per essere stato con noi. Spero di sentirla presto e ricordiamo a tutti gli ascoltatori la mostra su Andy Warhol, di cui lei è stato curatore al Palazzo Cipolla. Grazie Grazie a voi, grazie mille. mille. A presto. A presto. Abbiamo ascoltato le parole di Francesco Bonami, il curatore della mostra Warhol, appunto su Andy Warhol. Si sta svolgendo a Palazzo Cipolla. Io vorrei consigliarvi anche qualche film da vedere su questo grande personaggio. Per esempio, Mister America, oppure Il male di Andy Warhol, o ancora Ho sparato ad Andy Warhol, che racconta appunto dell'attentato di cui parlavamo prima, oppure Factory Girl. Per quanto riguarda
invece documentari, ce n'è uno intitolato Andy Warhol a Documentary Film. Noi ci sentiamo tra pochissimo perché Voglio Vivere Così continua.